Ecco, questo mondo, signor Ministro, di sicuro lei lo saprà perfettamente, è formato da tre associazioni, la FIAIP Confedilizia, la FIMA Confcommercio e l'ANAMA Confesercenti. Facciamo parte della Consulta Nazionale dell'Intermediazione, un tavolo sofferto ma importante e decisivo per parlare con lei, per parlare con le istituzioni. Questo tavolo che ci vede filtrare determinati desiderata, oggi ha delle avance nei confronti del governo e quindi noi abbiamo voluto rimessare qualcosa a Dezzi, a tutti i costi la sua presenza, una presenza che riteniamo qualificante per un insieme di ragioni, tralascio quelle della simpatia ma attengo quelle della concretezza. Abbiamo preso spunto dal piano casa che lei giustamente sta sostenendo e molto probabilmente ci dirà anche quali possono essere gli eventuali sviluppi, per averla qui con noi e la ringraziamo veramente tanto. Allora, chi le parla si chiama Paolo Bellini, da tanti anni fa questa attività di Presidente nazionale, abbiamo un parterre molto qualificato, le faccio dei nomi e dei marchi in modo tale che lei sappia chi stiamo rappresentando. Abbiamo la Gabetti S.P.A., scusami Armando, io ogni volta mi scappo sull'holding, che è qui col suo amministratore delegato. Abbiamo il gruppo Tecnocasa che rappresenta oltre 10.000 agenti immobiliari, le dico che venerdì, sabato pomeriggio, i miei colleghi lo sanno, eravamo in un palazzetto dello sport a Pesaro dove abbiamo spostato un paese, perché erano 15-16.000 persone, un palazzetto dello sport intero. Poi abbiamo la società... Cioè 10.000 agenti? Certo, sono 3.000 agenzie divise fra agenzie del ramo dell'intermediazione immobiliare della casa, circa 500 operatori della mediazione del credito, circa 150 operatori fra assicuratori e altri servizi collaterali all'intermediazione. Tutto gravita attorno alla casa. Mi scuso, non ho fatto i numeri della Gabetti perché non vorrei sbagliare, ma lascio poi all'amministratore delegato eventualmente dare i suoi numeri, ma penso che la Gabetti sia storicamente una delle realtà più conosciute. Io ho avuto l'onore e il piacere di condividere questo ruolo di Presidente nazionale con il grande Giovanni Gabetti, al quale vorrei dedicare un applauso perché è stata una persona... Mi ricordo a Roma a coinvolgere non so quante migliaia di agenti immobiliari sull'idea di fare l'associazione unica, non so se te lo ricordi Stella, ma era un'idea di Giovanni Gabetti che non andò a buon fine, però un'idea ce l'aveva Giovanni Gabetti, quella di individuare in Italia il ministro della casa, e io da Giovanni Gabetti voglio mutuare questo desiderio. Il ministero della casa dov'è? Ministro Lupi, il ministero della casa è una piccola delega che potrebbe comunque avere portarsi a casa, ma detto questo anche quello sta dicendo. Allora, detto questo, abbiamo qui un'altra azienda importante, il ministro, che è la Toscano S.P.A., il marchio che fa muovere gli immobili in Italia, che ha come jolly il fatto di aver fondato l'ANAMA assieme al sottoscritto, assieme agli amici di Bergamo, di Roma, della Confesercenti, e quindi nel 92 in 12 abbiamo costituito un'associazione, nel 93 abbiamo fatto il primo congresso, nel 2014 superiamo qualche decina di migliaia di presenti. Siamo diffusi su tutto il territorio nazionale, ecco, scusi se ho venduto questo prodotto, ma era solo per far capire... immobiliari, credo che... Ecco, grazie. Non era solo per far capire che siamo, fra virgolette, gli ultimi nati, ma siamo di fatto, grazie alla Confesercenti, riusciti a diffonderci, a essere riconosciuti, insomma a sedere ai tavoli che contano. E allora eccoci qua, Ministro, che andiamo avanti dando un po' di numeri. So che sarò coadiuvato dalla gentilissima Sara che si sta portando avanti, dando dei numeri, facendole una premessa. Io in 10 minuti condenso quello che è il mio intervento, in modo tale poi di passare la parola, uno, agli amici dell'ufficio studi e dell'ufficio stampa di Tecnocasa, che in collaborazione con ANAMA hanno portato i loro numeri, che sono numeri reali, Ministro, numeri che si toccano, non sono numeri statistici basati sui parametri dell'amico di Mestre, ma sono numeri, diciamo, reali, toccati con mano. Vi daranno uno spaccato. Io adesso ho mutuato da loro solo due numeri,
e partiamo con, con la prima slide. Le compravendite 2005-2013, ministro, okay, così la guardo, mi scuso molto perché in effetti non abbiamo il tema. Allora, da 869.000 compravendite, parlo del ramo residenziale, ministro, passiamo al 2013 a 403.000, meno 54%, questa la dice lunga di come sta andando il nostro settore. Da 4 miliardi potenziali di provvigioni, vero, che erano ad appannaggio del settore, siamo scesi a 1,9 miliardi, un meno 47%. Gli operatori, stranamente, ma non è strano pensarlo, sono aumentati in un numero così forte, più 56%, che ci porta a dire che da un lato bisogna capire come l'accesso alla professione sia anche un'aspirazione di molti, molti giovani diplomati. Ministro, mi scusi se sarò anche elementare nel dire le cose, per diventare agenti immobiliari oggi ci vuole un diploma di scuola media superiore, bisogna per legge frequentare un corso, bisogna superare un esame in Camera di Commercio. Dal 2013, poi lo sentirà, scusi, da 13 anni a questa parte ci sarebbe una seconda strada per accedere a questa professione, che è il praticantato, da fare un anno presso le aziende con un corso, con un esame, ma non riusciamo ad applicare sta norma. Io sono convinto che adesso la stavo impegnando un po' troppo, insomma, ma comunque abbiamo un ministro che ci ascolta. Un volume intermediario del 2005 e del 48, si immagini cosa è questo il numero lì, che dato 10 clienti che cercano casa, solo 4,5 si rivolgono agli agenti immobiliari. Le dico che in America e nei paesi anglosassoni invece sono 9 clienti su 10 che si rivolgono agli agenti immobiliari. Quindi qui un po' di colpa l'abbiamo noi, che non siamo riusciti a dare il meglio di noi stessi nell'immagine, nella credibilità, nella capacità di essere cosa, elementi essenziali nella compravendita. Ma si ricordi che abbiamo anche una evoluzione del settore, da 1 milione di utenti, questo non lo invento io, la fonte Nielsen, a 6 milioni di utenti sul web, ci porta a dire che si sta allargando la vetrina come strumento, vero, di individuazione del bene, ma il ministro, lo dico con grande orgoglio, non si vendono le case su internet, si mostrano, ma c'è ancora bisogno di un affiancamento, c'è ancora bisogno di un professionista. La slide successiva ci dice che il valore dell'intermediato da 187 passa a 182.000, questi, ecco, sono numeri. Le fonti sono le più variegate, guardo la Signorini che sarà la donna dei numeri e delle parole, vedo la Fabiana Megliola, dico bene? Madonna, non ho sbagliato il cognome, stavolta ho vinto un pranzo, e dell'ufficio studi Tecnocasa, però grosso modo per far capire la tendenza. Il valore medio intermediato, il mutuo, chiedo scusa, come vede è diminuito, si dice l'intervento una volta era il 100%, oggi se va bene arriviamo al 50%, gli operatori aderenti ad associazioni, tenga conto che il nostro parterre, il nostro mercato qual è? Circa 150.000 operatori, ministro, solo 33.000 sono aderenti ad associazioni, ma sono aumentati, si sente il bisogno di stare un po' più in gruppo, di essere un po' più tutelati, e il peso dell'imposta sulla casa, ministro, non glielo insegno io, vero? Da 28 miliardi a 52 miliardi, più 78, io so che fino ad agosto, non più fino a luglio, fino ad agosto, dovremo lavorare ancora per questo nostro Stato e che speriamo non sia così ingordo il prossimo anno, ma diventi meno affamato, vero? E ci dia un po' di sollievo verso questa casa. Andiamo, lo scenario, l'incertezza politica. Cosa conta, cosa c'entra l'incertezza politica? Non ho bisogno di insegnarlo ad un ministro come lui. Purtroppo anche la stabilità è per noi il toccasana. Per avere una stabilità governativa, guardare un po' avanti, io credo che faccia bene al nostro mercato. L'incertezza non ci aiuta. Non ci aiuta perché? Perché si crea attorno a questa situazione un fenomeno veramente strano, e cioè non compro casa perché non capisco quali saranno poi le imposte che mi applicheranno sopra. Non compro casa perché non so cosa mi sta succedendo. Quando 10 anni fa comprare casa era il sogno di un italiano, era l'obiettivo della famiglia, era il risparmio per i figli. Oggi c'è la paura di comprare casa, quindi sto esagerando nell'enfasi, ma questo elemento è uno degli elementi che ha creato un attimo, vero, di pessimismo nell'approccio alla casa. Fenomeno della corruzione e di attualità. Io sono certo che avremo modo di, speriamo di non sentirne più parlare, ma il fenomeno della corruzione io non lo vedo come l'aspetto di reato, ci pensa la magistratura, e se c'è qualche furbetto di quartiere sicuramente sarà colpito, anzi sappiamo tutti quanto ci disturba.
ma all'estero abbiamo dei grossi problemi, perché noi stiamo sostituendo una classe di acquirenti italiani, famiglie che spendono dai 500 a 1 milione di euro per comprarsi le case, con una buona fetta di mercato estero. Il mercato estero, purtroppo, le notizie sono due: la mafia e la si sta gestendo bene perché sta intervenendo il governo, il ministero dell'interno, si vede che c'è una lotta palese contro questo fenomeno che è vecchio come il mondo e che sarà fatica da, come si dice, da scardinare, ma la corruzione ci sta qualificando all'estero e questo ci crea un ulteriore lato negativo. Ci auguriamo che lei riesca, Ministro, a fare un attimo di pulizia in questa situazione. Quindi la crisi economica internazionale ha inciso anche su questo, non dobbiamo dimenticarci che il subprime e tutto ciò che è avvenuto dal 2008 in avanti in Italia, ahimè, lo abbiamo subito e abbiamo dovuto reagire, non essendo noi forse nazione primaria, ma una nazione ancora bisognosa, vero, di coordinarsi come tutte le nazioni occidentali avanzate, ecco che ci troviamo a subire anche dei lati negativi. L'Europa e le sue direttive. L'Europa da un lato la vediamo come un toccasana della nostra attività. Noi ci vogliamo qualificare, Ministro, per essere imprese guidate da professionisti. Quindi il bisogno di fare impresa, l'organizzazione, la concorrenza, la liberalizzazione, per noi sono parole importantissime. Da noi non sentirà mai parlare di albo professionale, da noi sentirà parlare di un ruolo, un registro, un qualcosa dove noi vogliamo farci riconoscere, però lasciateci lavorare, dateci la possibilità di lavorare con delle regole chiare, certe e che siano uguali in tutta Italia. Fenomeno sistema giudiziario obsoleto, anche in questo noi abbiamo dei grossi problemi, come ce l'ha la società italiana, queste lungaggini per avere un po', diciamo, almeno un giudizio in determinate cose, ovviamente toccano la nostra società. L'immigrazione, i nuovi mercati, sa bene che il nostro fenomeno è andato di pari passi col fenomeno prima, diciamo, del Nord Africa, poi col fenomeno cinese, poi con vari altri fenomeni, ne sa qualcosa gli amici di Prato che sono qui, se ne sanno qualcosa coloro che convivono con dei fenomeni che noi non vogliamo combattere, vogliamo gestire, vogliamo essere strumenti utili per fare business in maniera pulita e palese anche con queste nuove realtà che si stanno integrando in Italia, alle quali dobbiamo dare regole, alle quali dobbiamo dare certezze. Le categorie e le lobby, allora, e i privilegi, ecco, noi su questo cerchiamo di essere al suo fianco, Ministro. Io mi permetto di dire che la sto seguendo da un po', come sto seguendo altri, ma lei in maniera un po' più, diciamo, non lo dico perché è qui, forse Lezzi avrà modo di confermare questo dato, ma la lotta al privilegio è per noi l'elemento più importante. Lavorare vuol dire anche regole certe che facciano eguaglianza nel rapporto fra i soggetti. Le camere di commercio, non ne possiamo più. Ministro, la Camera di Commercio che si vada a prendere tutte le quote di adesione di tutti gli amici che fanno parte di altre associazioni ludiche, ma non ci lasci più nelle Camere di Commercio, signor Ministro, ci tolga dalle Camere di Commercio. Secondo noi l'ente di riferimento è la Regione. La Regione ha in mano la formazione, la Regione ha in mano i piani di sviluppo, la Regione riteniamo sia un ente con il quale noi possiamo colloquiare, non dal punto di vista politico che è importantissimo, ma da un punto di vista anche operativo. Si immagini la questione del gatto, cos'è, a macchia di leopardo, le applicazioni delle Camere di Commercio. Io non le sto a tediare con dei dettagli che le manderò, quando lei mi chiederà, o il suo efficientissimo segretario, che è un uomo di una pazienza unica, Marco Lezzi, che mi chiederà qualcosa, Marco, io sono a sua disposizione. Ma non abbiamo lo stesso comportamento, non dico da Bolzano, dove è già particolare, o Trento, che abbiamo due province a statuto autonomo, cioè, voglio dire autonome, ma nemmeno fra Roma e Frosinone c'è lo stesso modo di operare. E questo ci crea difficoltà nell'accesso, nella gestione e nella continuazione delle nostre aziende. Gli enti inutili. È stato un accenno, una provocazione. Noi vogliamo candidarci come operatori dell'immobiliare, come imprese organizzate, come soggetti professionisti, ad essere al suo fianco anche nel tema delle dismissioni, anche nel tema delle valutazioni, anche nel tema di un mestiere vecchio come il mondo che oggi si fa fare a McKinsey piuttosto che a Valpartner, e si dimentica che c'è Toscano, Gabetti, Tecnocasa, al di là che Gabetti sta lavorando con un professore da Bocconi, e quindi mi auguro che sia il nostro punto di riferimento, il nostro punta d'ardiente per riuscire a scalfire cosa? Una nomea negativa che c'è attorno al sensale. Noi non siamo più dei sensali, Ministro. Siamo delle aziende organizzate con dei volumi,
con delle realtà. Quel signore lì che viene dalla Liguria ha almeno 200-300 agenzie immobiliari, non due o tre. Quindi delle organizzazioni dove dentro minimo sono tre soggetti che operano quotidianamente con degli obiettivi. E se non si porta a casa il risultato, il nostro mestiere non è come un avvocato, un architetto, un ingegnere, che basta che lui abbia il cliente ed è già a posto. Noi di clienti ne abbiamo migliaia, ma se non facciamo affari non siamo a posto. E quindi abbiamo il risultato fondamentale. E quindi la burocrazia, si immagini che cos'è per noi dover attendere, dover subire un elemento burocratico. Andiamo avanti velocemente. Quindi la concorrenza e il mercato e ciò che comporta la tutela, qui c'è stato un piccolo errore ma l'ho lasciato, tutela, norma a tutela dei costruttori, era scritto dei consumatori. Però dei costruttori non ci sta male oggi in questa riunione, perché noi viviamo a fianco di chi costruisce gli immobili e quindi siamo convinti che tutto il grido d'allarme che parte da Confedilizia, che passa attraverso Rete Imprese Italia, lei sa che noi con grande orgoglio facciamo parte di questa realtà, questo grido d'allarme possa essere colto, Ministro, da lei, proprio perché è ovvio che costruire in un mondo difficile è più oneroso e ci comporta dei problemi anche di prezzo e di, così dice, prospettiva verso il futuro. La certificazione delle professionalità. Ministro, noi vorremmo essere al suo fianco, al fianco del governo, al fianco di chi ci governa, come associazioni. Inutile dare alle famose camere di commercio l'imprimatur di darci il patentino ce lo possiamo dare noi, Ministro, da soli, come fanno in paesi anglosassoni, come fanno in altre realtà, per carità, controllati, certificati, affiancati dagli elementi della regione, dai dirigenti della regione, dai dipartimenti che siano deputati a questo, ma date la centralità di questo protagonismo alle associazioni. Le associazioni sanno fare bene le cose se vengono coinvolte e responsabilizzate in maniera forte. Lasciare quindi la CCA e dare spazio alle regioni mi pare che sia una delle strade obbligate. Come l'ho detto, l'accesso è formato oggi da un'unica strada, diploma, corso, esame. Ministro, da 13 anni la legge 200, cos'è? La legge? La legge 39 dell'89, la 57, chiedo scusa, del 2001, Ministro, ma manderò a Lezzi tutto, credo che Lezzi abbia già fatto recupero, abbia già scritto molte cose. Ecco, c'è una legge di Stato che aspetta un regolamento, sai, il classico momento in cui si frena la cosa perché manca il regolamento. Le devo essere onesto, noi volevamo che il secondo percorso non prevedesse un esame, perché la legge non lo prevede. Se faccio 12 mesi, quindi un anno più un corso, volevo che il mio tutor mi dicesse sì, questo può funzionare. Ma insomma abbiamo accettato, per amor di consulta, per amor di unione fra le associazioni, di fare comunque un esame alla fine di un percorso, che però diventa un percorso, mi ascolti bene Ministro, certo, riconosciuto, il praticante lo deve iscrivere da qualche parte. L'abusivismo lo attacco e lo contrasto anche se mi è facile comunicare chi ho in agenzia e che tipo di ruolo hai. Perché nessuno nasce agente immobiliare, Ministro, neanche lei è nato Ministro. Mi pare che sia da qualche anno che si dà da fare, no? E quindi nasciamo tutti praticanti, dateci la possibilità di raggiungere l'obiettivo. E poi fondamentali per noi, perché altrimenti ce lo facciamo, le aziende che sono qua, per me non è dire una cosa nuova, i crediti formativi se li fanno loro in azienda, non c'è azienda qui seduta che non faccia centinaia di ore di aula per i nostri giovani, che si formano a metodi aziendali ma anche a normative, a conoscenze, a pratiche. Quindi siamo bravi in questo, eh? Vorremmo che anche il nostro governo, quindi chi ci governa, potesse stabilire, e purtroppo perché è il principio della legge sul fumo, io ho smesso di fumare nell'89, ma nessuno smetteva di fumare quando gli chiedevo in un ristorante per favore poi smette di fumare, no, quando è venuta fuori la legge più nessuno fuma e sono tutti felici. Allora i crediti formativi abbiamo tentato di metterli in maniera liberale dentro al nostro modo di fare, ci vuole una legge, bisogna imporre una formazione continua. Ogni anno non può un agente immobiliare non essere formato a dovere. Quindi favorire la formazione online. Perché le dico questo, Ministro? Perché non è dato per scontato, eh? Guardi che in alcune regioni, ecco dove nasce anche il rovescio della medaglia, l'online non è molto apprezzato. Vi ricordo che siamo andati a 6 milioni di utenti, quindi quel signore che non l'apprezza nei vari dipartimenti dovrà forse andare a scuola lui, magari online, per capire che l'online e la cosiddetta formazione a distanza è fondamentale. Sburocratizzare il sistema dei dipartimenti regionali e quindi dare forza a queste associazioni come enti e come partner di chi ci governa a tutti i livelli.
Passiamo alle strutture organizzate. E alla slide sono benissimo. Vorrei sottolineare qua solo un dato, che il nostro settore è un settore che gravita attorno alla casa. Quindi abbiamo il settore immobiliare, ma il settore creditizio, il finanziario e il tecnico. Ora bisogna stare attenti che se noi puntiamo ad una organizzazione aziendale che dia una risposta a 360 gradi al cliente, dobbiamo anche favorirlo con le norme. Le dico questo perché noi abbiamo fatto un protocollo d'intesa con Enasarco per fare in modo che il giovane che si presenta e che fa per noi sotto guida di un tutor la gente, per ipotesi, ci cerca l'immobile in quella zona, d'accordo? È un giovane, ragioniere, geometra, ha 19 anni, non è ancora abilitato, ma vuole praticare la nostra agenzia, oggi lo deve fare di nascosto, perché non c'è una codifica. Con l'Enasarco potrebbe diventare, essere un agente rappresentante di commercio della mia presidente di Brescia. Bene, sa cosa succede? Ora non so se Brescia succede questo, vado in camera di commercio che c'è un protocollo d'intesa con l'Enasarco, non mi iscrivono i giovani. Quindi nasce la discrasia fra chi vuole mettersi a posto e chi non riesce a farlo, perché la burocrazia è, come si dice, lontana da noi. Gli strumenti operativi. Noi utilizziamo, Ministro, una modulistica, mi scusi se le sto facendo forse una lezione, fra virgolette, non vuole essere tale, ma una informazione sì. Noi usiamo una modulistica che l'antitrust ci ha guardato per ben 3.500 volte, abbiamo azioni in corso, cerchiamo di difendere, le vediamo, le analizziamo. Ora, noi non è che non vogliamo la modulistica, ma patichiamo amicizia lunga, perché non riusciamo a lavorare altrimenti. Gli incarichi scritti, il mio vicepresidente Renato Maffei, che prima ha omesso, ma forse ha atteso che lo dicessi io, un dato: per lottare contro l'abusivismo basta una piccola cosa. Lei vuole vendere la sua casa, Ministro, si vuole affidare a Paolo Bellini, che è un agente immobiliare abilitato, lo faccia per iscritto, non in esclusiva necessariamente, questo è un metodo che utilizzano le aziende, ma lei si dovrebbe sentire obbligato a farlo per iscritto, in modo tale che il patto provvisionale venga messo per iscritto e che gli accordi siano chiari. Perché questo? Perché all'abusivo non puoi darglielo l'incarico. Molto semplice. Questi incarichi vanno depositati già da adesso preventivamente in Camera di Commercio, perché siano, come si dice, uniformati alla buona fede contrattuale, qualsiasi cittadino possa riscontrarli, ma con una semplice formula: obblighiamo l'accesso alla professione, cioè quindi mi affido a un professionista, lo devo fare per iscritto. Guardi che non è un privilegio nostro, ma è una tutela per il consumatore. A rispondere ad una pubblicità seria, corretta e trasparente, e su questo, amici, noi ci siamo battuti al nostro interno sul nostro codice deontologico. Sapete che è motivo di espulsione per chi eventualmente rischia di trarre in inganno il consumatore, ma so di certo che non succede nelle aziende che ho qui di fronte a me. Software gestionali, e quindi utilizzo a un mondo che ci aiuti da un punto di vista informatico, è doveroso. Credo che l'ANAMA sia una delle poche associazioni di categoria dove il 70% degli operatori, sbaglio di poco, utilizza un software gestionale. Altre associazioni annoverano al loro interno un 30% di chi utilizza il software gestionale. No? Quindi probabilmente il frutto dell'azienda, del modulo operativo, dell'input, può essere, insomma, voglio dire, un grande toccasana. Ultimo dato, dopo voglio passare la parola a delle persone molto importanti qui, Ministro. Gli obblighi. Nessuno può conoscere, Ministro, io mi auguro che lo sappia, ma se lo sa è un genio, voglio dire, anche non dell'informatica, ma della conoscenza delle norme. Gli obblighi che abbiamo noi sono incredibili, noi come categoria. Uno, abbiamo l'obbligo professionale dato dal codice civile, dalle norme e dalle direttive. Cosa voglio dire? Siamo gli unici ad essere citati negli atti pubblici. Se lei vende la casa con Paolo Bellini nell'atto pubblico deve dire intanto che c'è. Due, la fattura, il numero della fattura, come è stato pagato, che bonifico ha fatto, e da un lato è un po' piacevole, vi spiego, perché per la prima volta senti un pubblico ufficiale, un notaio che chiama il cliente e dice: hai pagato il mediatore? Beh, questo ci ha fatto anche piacere. Dall'altro, mi creda, siamo esposti e non ci lamentiamo su questo, però vogliamo un rispetto professionale. Siamo gli unici, non c'è il geometra, non c'è l'architetto, non c'è il commercialista, non c'è l'avvocato che abbia questo obbligo. Ma abbiamo anche altri obblighi, avvocati. Ministro, abbiamo obblighi sull'antiriciclaggio, come qualsiasi bancario, abbiamo l'obbligo sulla dichiarazione di corrispondenza
dello stato di fatto alle planimetrie. Quindi ogni qualvolta nasce una discrasia, un problema con le parti, ci chiamano in causa. Quindi siamo un elemento fondamentale di quello che è il traffico commerciale nella contravendita. E quindi ecco che ci riteniamo, come possiamo dire, interlocutori importanti. Veniamo al mondo delle tasse e delle imposte. E taglio subito, però quella volevo dirla, dov'è? Imposte, tasse, eccola qua. Allora, Ministro, bisogna ridurre il peso fiscale. So che lei è impegnato su questa strada, so che è un esercizio complicato, però almeno Ministro sulla prima casa, dove già abbiamo trovato un vantaggio, cioè un'imposta al 2% ridotta, ce la faccia fare al 2% anche la nostra parcella. Noi facciamo una provvigione, il cliente non riesce a capire perché l'imposta di registro è al 2 e l'IVA sulla nostra provvigione è al 22, non riesce a capire questo. E la lotta all'evasione fiscale nasce anche in una facilitazione verso questo tipo di atteggiamento. L'immobiliare è un settore colpito alla grande, non lo dico io, lo dice Sforza con gli anni, lo dicono tutti, no? Dal peso fiscale, quindi Ministro, su questo è l'argomento del giorno. Io mi fermo qui, avrei anche altre slide. Voglio fermarmi su questo messaggio, il tema fiscale è un tema fondamentale per poter rilanciare un settore, quello immobiliare, che deve essere visto non solo, Ministro, come, che posso dire, uno strumento dove certamente dare un contributo alla nostra nazione, ma riportare l'investimento e i risparmi all'acquisto della casa. Oggi chi compra la casa, l'ho detto in premessa, ha paura a farlo, non sa se è il momento giusto, non solo per i prezzi, che oggi sono buoni perché purtroppo il mercato è quello che è, ma perché ha anche paura di esporsi, come magari comprare uno yacht o una macchina superiore ai 3.500 per cilindrata. Quindi riportiamo l'immobile ad essere parte dei nostri sogni e a diventare una realtà concreta. La ringrazio.